Rosa, ma che tengo mangiando a esso? Non lo so. 50 kg chiudi. No, ma lasci da così, perché già sono nervosa, mi sto guardando in due specchio e mi vedo tutta buffata, ma vedo. Guardate qua, guardate. Guarda la pancia. Ma che lei Giorgio che è troppo secca. Che passate mangiando? Che passate mangiando? Una caramella. Non vi siete sfastriati i magnasti. Allora, mia. Ecco qua, sta la caramella, ma una cazziata. Ma non solo per mangiare. No, tu non me ne parla a me queste feste, ma hanno mise in croce. Per i soldi che sono chiusi. E poi non c'è sta niente a fare. E che se ne fa per devozione, un casatiello si fa per devozione. E la pastiera è stata fa per forza. Don Ernè, io ci ho mangiato. Un salame. A casa mamma. E non l'avessi mai fatto, perché si mangiava a casa mia. Prima di tutto, io mi sono stata una mattina. Lo dico proprio bella chiaro, non cucinava proprio niente. Poi, se qualcuno mi cucinava qualcosa, può essere che mi stava e mangiava. Invece, ha voluto questa festa che io sono andata a casa di mamma. E non l'avesse mai fatta. 3,5 kg, ci ho messo. Perché come ci si mastratta la mamma? E non lo fai un poco di spuntino con un poco di fellata? Ha cominciato il salame forte, il salame napolitano, il salame mio, ricotta salata. Tutto specie. Ricotta salata, l'uovo, poi ha messo la liscia salata, poi la carciofola, la mannarella, sapete? Questo per antipasto. A monastella con la gallinella. O prima. E per secondo? O capretto. O capretto. Al forno con le patate. E quella è per devozione, cioè. Ah, quella no. La e poi Pasquale. Ma a mio tu stai troppo prima, non mi mangi niente più. No, è che con me a tavola è sconsacrata se uno non mangia. Poi ha pigliato, a me non mi piace. Mi ha fatto mangiare due tipi di capretto al forno con le patate, poi ha picciato la fornacella fuori al balcone e ha grigliato, ha già fatto pure la custatella. Ha detto, mamma, ma tu sai che a me il pecoro non mi piace. Vabbè. Oh, con me tu non ti mangi la pecora, non hai capito? E quello poi tuo marito, tuo figlio, tuo marito, tuo fratello, a buon che lo metto in niente. Poi io mi ha già avuto assaggio la casatella, ha già avuto assaggio la pastiera, ha già avuto assaggio l'uovo di Pasqua, tutto non cotto. Parlare dolce, non parlare dolce. Don Ernè, niente di meno che se io facessi l'analisi, no, talmente l'uovo di Pasqua che mi ha mangiato, ha sceso sanguinaccia, sanguinaccia, lo giuro. Non parlare dolce, figlia mia, mi sono abbuffato i pastieri. Mattina, mezzogiorno? Il colombo che mi fanno, sì, colombo fa la colombo con la cioccolata, la colombo con il limoncello, la colombo, sì, non voglio avere più colombo, ma fa uno vuole il colombo. Mia mamma mi ha detto, ma pur di non farsi mancare la pastiera sulla tavola, ha fatto la pastiera senza zucchero, e poi se ne è uscito vicino a me, Anna, tu lo faccio che mangio poco, ma fa sempre a dire, mangio pure la pastiera mia senza zucchero, vicino a me. Basta 3,5 kg, però pure voi non scarziate, non è niente. Ma chi lo chiama sì, per tutte cose si vuole due pari per un frigorifero. Chiama bella, Annarella, ah, mi sono grassato. Ho abusato anch'io. Io ti stai... Ti stai condizionando, vicino a Leonardo, a farsi battute demenziali. Frigorifero. Ma l'ha scrittista tu, io non mi metto da dove. Ha già riuscito proprio la verità, mi è sciuto. E l'ha scritto perché... Eis che ti sta... Sì, comunque sì, ho detto vicino a mia moglie... Non voglio avere manco zucchero in casa, da oggi il caffè amaro e dolce, ma sa quando ne voglio avere? A Natale! A Natale! A Natale! Bello! E che sta Natale sfugliatella, eh? Chi stai scendo? Chi ha detto che dolce non voglio avere? E tu non riesci a sfugliatella? Ma credo, no, ma tu hai portato sfugliatella? Ma che è? Quella sfugliatella? Chi si vuole se tu sono passato per la lavanderia? Io sono asciugamato. Ah, sfugliatella. La sfugliatella, sto parlando di questo. E credo, una multa. E credo questo. A multa. È una bulletta, scusa allora. A bulletta? Che è? Ma quale bulletta? Questa è la è il secondo invito al matrimonio, alla partecipazione. Da un mese mi sono arrivato due. Me la parla. Hanno industrucato a me, capito? E beh, non ci capito, e c'hai per forza per il suo matrimonio. Scusa, non ci capito. Non ci vado. Se si sposo figli e sorella, ma non ci va. Leonardo, io pure ho già avuto una partecipazione, ora stanno due nipotini miei che mi pare che stanno a fare la comunione. Io non ho avuto nessuna partecipazione. A me mi pare che hanno un nipote di mia moglie, si sposo, che saccia, sì. Che non è un periodo, Fritz? È nuovo. Questo è un periodo che è nuovo. Il problema è che qual è? Sono che i soldi rin da busto che uno ha da mettere per fare regalo. Io ma non lo so neanche io come mi devo regolare. E mo l'organizzi per festa, non mi preoccupate. Allora, quante persone siete?
Sì, sì, non la famiglia mia, mia moglie è tre guagliù. Non lo so, cioè, se fosse cresciuto nel frattempo, sa, ci hai fatto vostro, scusate. La moglie è tre guagliù, i figli miei, chi lo può volesse. Dove fanno il ricevimento? È mattiniero, pomeridiano,